Dal processo Perruzza a quello satellite che si è svolto a Sulmona, Lecirio del Morrone dell'agosto 97, passando per la maxi operazione dell'arresto dei Rom, quando arrivarono in città, prima della loro piena integrazione nella comunità cittadina, la Marcord di 40 anni di carriera arriva da sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Aura Scarsella, che dallo scorso 31 dicembre è stata collocata a riposo. Un pezzo di storia del Palazzo di Giustizia a Sulmona che va via, lasciando un vuoto che sicuramente si avvertirà nell'ambiente giudiziario. Scarsella ha assunto la funzione di sostituto procuratore dal 1980 senza soluzione di continuità. Ha collaborato dapprima con Elio Stella, Carlo Destro, Giovanni Melolli, fino ad arrivare ai sostituti procuratori che si sono avvicendati nel corso degli anni. Si può dire quindi che conosce persone e cose di Sulmona, dell'ampio circondario. La procura, infatti, anche quando c'erano la pretura di Castel di Sangro e quella di Prato La Peligna, ha avuto sempre giurisdizione su tutto il territorio del tribunale. Ripercorrendo le inchieste di rilievo, il magistrato parla della tragedia del Morrone, ovvero della morte di quelle povere ragazze e della lezione della giovane sopravvissuta. Di certo ho avuto una lezione di vita da quella ragazza sopravvissuta, una lezione di vita che non dimentico perché ho visto il coraggio di quella ragazza, di come abbia avuto la forza di chiedere aiuto. Esordisce la Scarsella ricordando quando arrivò a Sulmona trovando una certa napoletanità. Io abituata a sciare, che devo dire, sul Gran Sasso, al Campo Imperatore, quando ho visto le piste che ci avevate qua, sono rimasta affascinata. Quando poi ho cominciato a vedere la produzione agricola di queste zone rispetto al vino aspro e alle mandorle dell'Aquilano, cioè veramente ho detto, questo è un paese di Bengodi, e i laghi, e i fiumi, e i parchi nazionali, e le piste da sci, e la vicinanza con il mare, e i prodotti agricoli, e il clima favorevole, e il fatto che tutto sommato fosse una zona sicura. Ma non manca l'altra faccia della medaglia, ovvero le vertenze occupazionali che hanno messo in ginocchio l'economia, scaturite poi nelle cause di lavoro che hanno caratterizzato gli anni Ottanta, ovvero le vertenze ACE, Borsini e Italenergie. Le fabbriche che non avevano un loro programma economico, quindi non c'era una vera prospettiva. Si capiva che erano venute qui perché avevano avuto in qualche maniera l'indicazione, anche perché c'erano i finanziamenti all'epoca per venire qua, c'erano i finanziamenti, quindi avevano la doppia convenienza, cioè la convenienza di venire qua, assorbire i finanziamenti, mettere su questi apparati, in fondo l'hanno dimostrato, non è che lo dico io perché è una mia impressione, lo hanno dimostrato, apparati che non avevano grosse capacità produttive, che però venivano premiati perché assorbivano queste maestranze, che poi alla fine si sono sentite veramente defraudate proprio del ruolo, perché si sentivano una merce che passava da una fabbrica all'altra, insomma. Una colonna del Tribunale, di quel presidio che è incappato nel frattempo nel vortice della riforma della geografia giudiziaria, con una battaglia ancora in atto e qui non manca una reprimenda, con tanto di virgolette, per la popolazione. Un pugno di comuni buttati là, che non si parlano, che non colloquiano, che non si raccordano, che non si scambiano nulla, non si scambiano nulla, quindi è ovvio che quando non ci sta questa coesione, questa forza, Sulmona non basta da sola, benissimo, ma il Tribunale Sulmona va bene pure per Pesco Costanzo, va bene pure per Pescasseroli, no? Perché poi vi voglio vedere a camminare. Tenere in tribunale, non l'ho mai vista la gente in piazza Capograssi, e allora non vi interessa? Io ho sempre pensato alla felinità, insomma, ho sempre pensato che dovesse essere non lo so, dovesse essere una coesione del territorio, ci dovesse essere una grossa coesione del territorio, perché qua ognuno può dare qualcosa a qualcun altro, e se tutti cominciano a fare questo interscambio, che le montagne portino giù la gente per i concerti, che i concerti portano su la gente per sciare, che si faccia questo tipo di travaso continuo, costante, con questo proprio coinvolgimento in tutto il territorio. E questo può solo rafforzare la situazione. Così conclude il PM, che ora si gode la meritata pensione, non escludendo un impegno né sociale né volontariato dopo una carriera dedicata alla giustizia.